Torna il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi. Solo marchi di qualità artigianale, garantita. Domenica 31 ottobre saranno a Origio, via Repubblica. Orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo. Nello scrupoloso rispetto di tutti i protocolli sanitari. Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, coordinata inizialmente dalla Procura di Varese. 19 persone sono state iscritte nel registro degli indagati a vario titolo con accuse di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso, estorsione e spaccio di droga. Gli indagati sarebbero appartenenti a due reti criminali a Varese, non in contrasto e dedite a due filoni di reati principali: lo spaccio di cocaina nei locali e le estorsioni, e rispettivamente vicine a clan criminali napoletani e calabresi. Le indagini sono partite nel 2017 a seguito di diversi incendi di auto. Oltre allo spaccio di droga, che avveniva all'interno di eleganti locali, di cui alcuni sul Lago Maggiore, la rete la dedica anche alle estorsioni, come detto, con tanto di interessi recuperati a suon di aggressioni fisiche e atti intimidatori. Cambiamo decisamente argomento. Disavventura per due ragazze varesine sul Monte Cusna, nell'Appennino reggiano, bloccate ieri da tre cani e più precisamente da tre pastori maremmani. Erano circa le 7 di sera quando le due giovani, entrambe di 22 anni, insieme a una 24enne di Roma e un 24enne di Venezia, sono tutti studenti all'Università di Bologna, si sono trovate in località Passone, faccia a faccia, con i tre cani di guardia, un gregge di pecore al pascolo. I pastori maremmani hanno accerchiato i quattro ragazzi e hanno iniziato ad abbaiare. I giovani, spaventati, non hanno avuto la possibilità di scappare e hanno deciso di dare l'allarme ai vigili del fuoco, intervenuti poi sul posto insieme a una squadra del soccorso alpino e speleologico. I soccorritori sono riusciti a contattare il pastore, che si è precipitato sul luogo per spostare il gregge e i cani, liberando il sentiero, e i quattro universitari poi sono stati riaccompagnati a valle in località Pianvallese, dove avevano parcheggiato le loro auto. Ancora cronaca. L'anno scorso aveva rapinato una passante nei pressi della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella. Ora i carabinieri della compagnia di Saronno lo hanno rintracciato in Costa Azzurra e lo hanno arrestato. A finire in manette un giovane tunisino. La vicenda era iniziata il 4 ottobre 2020. Una donna vicino allo scalo 3 Nord caronnese era stata scaraventata a terra con violenza ed era stata più volte strattonata per essere derubata della borsa. La caduta aveva provocato alla malcapitata un trauma cranico e altre ferite. Tramite localizzazioni telefoniche e le immagini della videosorveglianza si è risaliti all'identikit di uno dei malviventi, arrivando poi al suo nome e cognome. Si tratta di un ventenne, che è stato poi individuato in Francia a La Ciotat, cittadina della Provenza francese, peraltro nota ai cinefili proprio perché nella sua stazione nel 1896 fu girato uno dei primi film della storia del cinema. È stata avviata quindi la procedura per il mandato d'arresto europeo e la polizia francese in breve tempo ha trovato lo straniero proprio a La Ciotat. Presto verrà estradato in Italia. La Questura di Varese ha preparato un video con consigli antitruffa per gli anziani. Scopriamo tutti i particolari dell'iniziativa in questo servizio della collega Renata Manzoni. Il dottor Francesco Pino è il capo di gabinetto della Questura di Varese, nonché il portavoce. A lui chiediamo l'importanza dell'iniziativa e come verrà diffusa e divulgata il più possibile. Sì, è un'iniziativa che rientra nell'ambito della campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno delle truffe agli anziani. Una iniziativa che nasce grazie alla collaborazione con la famiglia Ambrosetti, con il supporto del regista Marco Caronna, che ha realizzato il video, che noi pensiamo di diffondere e divulgare presso gli studi medici della provincia, frequentati quindi da anche persone anziane, presso l'aeroporto di Malpensa, in modo tale da dare la massima e più ampia diffusione del video. Infine, la politica. Prima riunione per la nuova giunta comunale di Busto Arsizio nell'ufficio del sindaco Emanuele Antonelli. Gli assessori del primo cittadino si sono dati appuntamento alle 12.30 di oggi per affrontare un solo punto all'ordine del giorno che doveva essere trattato entro la fine di ottobre.
Il primo consiglio comunale si terrà la sera di martedì 9 novembre nella sala esagonale di Palazzo Gilardoni. Da Varese invece la notizia della prima convocazione del consiglio comunale dopo la riconferma del sindaco Davide Galimberti. È stata fissata per sabato 6 novembre alle ore 10. L'assemblea civica si terrà in presenza con i consiglieri che dovranno presentarsi muniti di Green Pass. Tra i vari passaggi formali, come da prassi in questi casi, ci saranno il giuramento del sindaco e la nomina del presidente del consiglio. Vista l'alta partecipazione di pubblico che si registra in queste occasioni, la seduta sarà trasmessa in streaming nel vicino Teatro Santuccio, che è dall'altro lato di Via Sacco. Anche in questo caso, per partecipare, sarà necessario presentarsi muniti di Green Pass. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13. Buona serata!